Allora, buonasera a tutti, benvenuti a Bergamo International Jazz Day. Vedo che siamo in più di 60 e quindi buon International Jazz Day a tutti. In questa trasmissione non sarò da solo a presentare quasi 40, anzi più di 40 musicisti riuniti in 15 gruppi. Ma ho degli amici qui presenti in diretta live, li faccio vedere. Ecco, abbiamo Lorenzo Beltrami, Buonasera, che sentiremo buonasera. Bravissimo. anche alla batteria, batterista, che poi sentiremo. Poi abbiamo Nicolas Lecchi, sassofonista. Ossequi. Alessia Marcassoli. Poi abbiamo Chiara Arnoldi, Ciao. bassista. Abbiamo la parte, diciamo, alla vostra sinistra, alla mia destra, non so come vedete, è dedicata ai bassisti. Abbiamo Chiara Arnoldi e poi abbiamo il carissimo amico che è Piero Pasini. Eccolo qua. Allora, spero che si senta tutto perfettamente. E ecco, vorrei subito dare la parola al nostro assessore all'istruzione e alla formazione del Comune di Bergamo, che è Loredana Poli. Cari amici, care amiche, buon International Jazz Day. Come sempre grazie al CDPM per il lavoro grandissimo che fa ogni giorno con i ragazzi e le ragazze della nostra città, con i ragazzi delle scuole, con i musicisti, gli insegnanti. Ma grazie a voi per questa attenzione di oggi, anche in questo momento difficile come lo scorso anno, con qualche speranza in più di riprese, di ritornare piano piano ad incontrarci in presenza, ad ascoltare buona musica insieme. A scuola, nei locali e in questa giornata importante, appuntamento annuale per tutti gli appassionati. Grazie, buon International Jazz Day. Grazie naturalmente a Loredana Poli e al Comune di Bergamo che dal 1987 collabora con il Centro Didattico Produzione Musica a tutte le attività che abbiamo realizzato in questi anni. Oggi è appunto la giornata internazionale del jazz che è stata istituita dall'UNESCO e l'ambasciatore multiculturale internazionale è Herbie Hancock. Tra l'altro, l'anno scorso Herbie Hancock ci ha scritto in piena pandemia una bellissima lettera che abbiamo letto a tutti gli studenti in tutta Italia. Oggi il Jazz Day è un pochino diverso, nel senso che non siamo totalmente in presenza, ma non siamo neanche totalmente digitali, perché i gruppi che ascolterete stasera si esibiranno appunto in live streaming. Anche se naturalmente per evitare problemi di assembramento, noi abbiamo registrato in questi giorni, proprio in diretta, tutti i vari contributi. Ecco, quindi è una giornata di festa, è una giornata che si celebra in tutto il mondo. Purtroppo c'è una piccola, anzi non piccola, una grande nota triste. Perché un carissimo amico, un bravissimo musicista, grande pianista, che è Fabrizio Garofoli, oggi purtroppo ci ha lasciato. E veramente io e Fabrizio, tra l'altro, lui aveva 2 anni più di me, quindi era molto più grande quando abbiamo iniziato a suonare jazz. Ma devo dire che devo molto a lui perché quando ero adolescente mi faceva sentire questa strana musica che era il jazz e lui già era attratto da queste sonorità. E niente, siamo naturalmente vicini alla famiglia in questo momento di dolore. E così abbiamo pensato tutti di rendergli omaggio con un piccolo video che in realtà è un montaggio che abbiamo fatto poco fa con delle immagini fotografiche. Molte di queste sono all'International Jazz Day dell'anno scorso, di 2 anni fa.
con una musica che mi piace avere questo ricordo esclusivo, perché Fabrizio mi aveva mandato. Quando ero in ospedale, mi ha mandato questo audio registrato in duo con Marco Gamba, che di fatto è un'improvvisazione su una famosa variazione di Johann Sebastian Bach, perché Fabrizio, oltre a praticare il jazz, nell'81 si era anche diplomato al Conservatorio Donizetti in appunto pianoforte classico, e quindi era veramente un musicista a 360 gradi, e ne sentiremo tutti veramente la mancanza. Quindi ascoltiamoci questo video. Mi scuso naturalmente per la qualità che non è perfetta, ma è un contributo doveroso a Fabrizio Garofoli. Grazie. Quindi a Fabrizio Garofoli, e niente, siamo vicini naturalmente alla famiglia. Allora, adesso iniziamo proprio il concertone. Ci sono diversi gruppi,
Iniziamo, e qui vorrei subito dare magari anche la parola a uno dei miei così amici qua presenti, con un duo di Thomas Pagani e di Simone Pagani, che suoneranno un brano di Jim Hall che si chiama Bimini, un brano bellissimo che tra l'altro proprio Jim Hall aveva suonato qui al CDPM, credo che fosse il 93, durante un seminario di 3 giorni con 100 chitarristi di tutta Italia. E dunque vorrei dare subito la parola a Piero Pasini per parlare di questi due ragazzi, cioè di Simone e Thomas Pagani. Vabbè, sono due ragazzi amici che conosco bene, perché sono anche molto poliedrici, perché oltre ad essere bravissimi musicisti, e fra l'altro Thomas insegna qui al CDPM, condividono diciamo con me la passione per la musica rock inglese, in particolare i Beatles, perché fanno parte entrambi di una nota tribute band che si chiama Revolver dei Beatles. E tra l'altro poi Simone è anche ormai un'affermata rockstar, perché è il bassista dei Pinguini Tattici Nucleari. Ma sono due ragazzi molto bravi, molto, molto alla mano e molto studiosi, che saluto con affetto e che ascolto con piacere. Bene, allora ascoltiamo in questa bellissima interpretazione di un brano di Jim Hall che si chiama appunto Bimini. Thank you.
Benissimo, complimenti a Simone Pagani, Thomas Pagani. Allora, adesso andiamo velocemente, dopo facciamo una presentazione più dettagliata. È la volta del quartetto di Giuseppe Davino, insegnante pianoforte, insieme a Guido Bombardiere, grande sassofonista, anche questo insegnante CDPM, Alessandro Vaccaro al basso e Matteo Milesi alla batteria, che mi sento di ringraziare in modo particolare perché tutto ciò, cioè questa iniziativa, è stata resa possibile proprio alle competenze, alla bravura dal punto di vista video, del montaggio, eccetera, eccetera, proprio di Matteo Milesi. Quindi grazie Matteo, un grande applauso. Bravo! Oltre ad essere un fantastico batterista. Ascoltiamo questo calipso, quindi abbiamo già sentito Bimini che più o meno era un calipso, rimaniamo a questa latitudine, e questo calipso tratto dall'ultimo disco che si chiama Little Fish. Thank you.
Allora, questo era il quartetto di Beppe Davino. E, Chiara, so che volevi dire qualcosa. Sì, ci tenevo a dire che il disco di Peppe, Little Fish, merita tantissimo. Io l'ho ascoltato e me ne sono letteralmente innamorata circa un anno fa, 2 anni, non mi ricordo. Sì. E consiglio vivamente a tutti coloro che già non l'avessero fatto di ascoltarlo, perché oltre a suonare dai musicisti del genere, ci sono anche delle composizioni davvero meravigliose, molto musicali, molto delicate, che si avvicinano molto, molto anche al mio gusto personale. Quindi complimenti a tutti, in particolare al mio maestro di basso, Certo. Alessandro Vaccaro, Bravissimi. numero uno. Scusa Chiara, ma volevo chiederti, ma per quale motivo il maestro Vaccaro non ha fatto un solo? Allora, io ho un'idea a riguardo, penso che sia a causa della sua indole, no? Da polemico, che un po' mi ha contagiata nel corso del tempo, quindi la spiegazione è questa, secondo me. Allora, adesso invece volevo far presentare il prossimo gruppo a Lorenzo Beltrami, batterista, Devo che poi sentiremo anche i vari gruppi. Vai. presentarlo per forza perché qua c'è la creme della creme del CDPM. Abbiamo quattro maestri fantastici che sono Claudio Angeleri al pianoforte, ovviamente, Max Furian alla batteria, che è il mio maestro che saluto con grande affetto, Dario Faiella alla chitarra e Marco Esposito al basso. Un quartetto fantastico, maestri meravigliosi con cui è un piacere suonare insieme a lezione. E quindi suoneranno You're My Everything di Mort Dixon e Joe Young, con musica di Harry Warren. Ok, potrei chiederti chi sono, ma non voglio perché non lo so neanch'io. Comunque, C'è è un l'animato, bellissimo, c'è l'animato. è un bellissimo standard che abbiamo suonato un pomeriggio della settimana scorsa. Quindi, Dario Faiella, che è veramente, devo dire, un fuoriclasse, lo sentirete. Thank you.
Questo era il quartetto di Dario Faiella, creato per l'occasione. Allora, adesso volevo dare la parola a Nicolas, perché il prossimo brano lo riguarda un po' tutti, a dire la verità. per, qui presenti. Allora, Nicolas. Beh, innanzitutto... Puoi dire il microfono? Sì. Questo meglio? Buonasera a tutti. Questo pezzo, scritto da Gianluigi Trovesi, chiamato No Parietto, è stato registrato lunedì con questo gruppo di musica d'insieme creato apposta per questo progetto trovesiano, e diciamo che ci avvicina a quello che può essere una musica, diciamo, più free, ok, magari a quella musica che in quegli anni, magari negli anni 60, così era pensata come... Anni 70, diciamo. Anni 70, sì, già anche negli anni 60, però vedi, sì. I primi esperimenti di Ornette, queste cose. Uh-huh. E, questo brano, diciamo, serve per farci raccontare delle storie, no? Come già ci ha detto tante volte il caro maestro Trovesi, raccontare delle storie. Quindi ci sono delle diverse situazioni dedicate proprio a noi stessi, dove faccio un solo io, Free, fa un solo Alessia, c'è un solo di basso, con delle diverse dinamiche. Quindi diciamo che è sono tante storie all'interno di una grande storia. Certo. È un'opportunità, credo, bellissima per tutti, per voi come,
come studenti, ma anche per noi come docenti, perché devo dire, e anche per lo stesso Gianluigi, che apprezza molto questo lavoro, perché secondo me, tra l'altro, c'è molta attinenza tra l'attività didattica e l'attività, diciamo, anche performativa. Cioè, quando viene fatta a questo livello ci sono molte attinenze. Quindi ascoltiamoci, perché non voglio far perdere ancora del tempo. No Parietto di Gianluigi Trovesi. In the road, it flitters, twitters, and laughs away from me. Lies a lovely witness, and whitely was away. Me, some other way, so I. As milk or shirt. Puppy do do.
bit of a paper. Allora, ecco, questo era No Parietto di Gianluigi Trovesi, che è un po' il risultato di questo mese e mezzo di laboratorio con Gianluigi. Vi ricordate, ragazzi, i nomi degli altri musicisti? Sì, oltre a noi, Lorenzo Beltrami, Nicola Slecchi, Chiara Arnoldi, il maestro Claudio Angeleri, abbiamo Matteo Belotti al basso, Alessandro Morriconi alla batteria, Enrico Bono al sax. Pietro Beverti alla chitarra. Bene, bene, bene. È una bella esperienza, molto divertente, sì. Non solo musicale, ma anche con tanti aneddoti, sì. No? Con è vero. È vero. Allora, volevo adesso, c'è un piccolo momento istituzionale, ah. Vero Pietro? No? Perché voi dovete sapere che ogni anno all'interno dell'International Jazz Day, promosso dal CDPM, in questi anni abbiamo veramente tanti musicisti, anche un concorso di composizione, ogni anno erano più di 150 musicisti che si alternavano e quindi per noi è stato un po' difficile riuscire a portarli tutti qua, però è già un bel risultato. Però all'interno di questo ci sono anche delle borse di studio, le borse di studio che poi consistono in una vera e propria borsa di studio per poter frequentare un anno di attività didattiche di perfezionamento qui al centro didattico. Quindi nessuno di noi sa cosa c'è in quella borsa di studio. Fai vedere Piero che è una vera e propria borsa di studio, una borsa rossa, una borsa che poi chiaramente daremo per studiare, chiaramente, che poi servirà, eccetera. E quindi
vogliamo scoprire dillo anche con una certa solennità. Mi devo alzare anche? No, perché se no non piglia il microfono. Dai, allora allora vediamo un po' lo fa vedere l'interno, l'interno, e facciamo vedere chi ha... non guardare, è chiusa, chi è no, ora io non guardo, non guardo. Non guardiamo, dai, non guardate, vediamo. Non guardate, non guardate. Rullo di tamburi non lo facciamo, vediamo. Ma c'è chi ha vinto questa borsa di studio, ma devo dire il nome? Direi no. Perché ora io devi dire il gruppo sanguigno, mi sa. No, silenzio, niente, basta il rullo di tamburi. Ora io apro, quindi io per primo vedo. Per la prima volta vedi? Oh, qui ragazzi il discorso si fa pesante, perché la borsa di studio 21-22 è vinta da Alessia Marcassoli. Oh, che bello! Ma davvero! Ragazzi, facciamo vedere, non c'è trucco, non c'è inganno. Eccolo. Ha lo stesso colore della cartella, Brava, ed è diventata Alessia. Rossa come la cartella. È abbinata. Brava Alessia, te lo meriti. Assolutamente. Brava. E devo dire che l'abbiamo anche, in realtà noi lo sapevamo. Esatto. Alessia, tu l'unico che lo sapeva. Io non lo sapevo. Tutti. Però è stato bello. Così vedere la tua siamo stati bravi, che bello. Grazie meritatissima. Vero, giriamo il microfono, e visto giusto. Che adesso ti abbiamo messo in difficoltà stiamo in difficoltà completamente, perché devi parlarci del tuo progetto condiviso con altri musicisti, perché è questo Jazz Words for Freedom, e perché, dove è nato, eccetera eccetera, anche perché sennò Marco Scotti, che ci sta vedendo, chiaramente poi quando ci vede ci ammazza tutti, voglio dire, dobbiamo presentarlo adeguatamente. Allora, prima di tutto mi prendo 2 secondi per ringraziare il CDPM, il maestro Claudio Angeleri, la mia maestra Elena Biagioni. È davvero una grande emozione, non me l'aspettavo, e sono davvero contenta, sono cresciuta e cresco ancora tantissimo in questa scuola, ho conosciuto il jazz e sono davvero onorata e felicissima per questo riconoscimento. Allora, Jazz Words for Freedom, di cui vedremo un piccolo estratto nel prossimo video, è un progetto che nasce dalla volontà di valorizzare le parole della musica e i racconti che la musica ci porta, e il jazz in particolare è la musica per eccellenza della libertà, del racconto della libertà, e per questo abbiamo cercato di selezionare appunto un repertorio che potesse essere rappresentativo del valore che il jazz ha avuto nella storia della musica e nella storia in sé dei diritti umani. Benissimo, il brano, manca il titolo, che si chiama, non voglio dirlo, For Women. Esattamente. Sì. E di chi è questo brano? È un brano di Nina Simone, okay. In cui si parla dell'emancipazione della donna afroamericana. Ok, direi di dar la parola adesso alla musica. Strong enough to take the pain.
started again and again and again and again. What do they call me? My name isn't Sarah. Oh, Sarah. My skin is yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and wise. Here was my mother late one night. What do they call? Thank you.
Dunque, allora questo era il No Parier, no scusate, era il brano, mi sto perdendo, Jazz Water for Freedom. E Alessia, se vuoi così anche dirci gli altri musicisti. Sì, volevo ringraziare ancora Lorenzo e Chiara che hanno suonato con me e con cui abbiamo suonato insieme. E ci sono anche Marco Gotti e Marco Scotti ai sax, Alex Crocetta alla tastiera, al piano in questo caso, e basta. Siamo noi. Allora, dunque, adesso invece è la volta di un trio, chitarra, basso, batteria, un power trio si potrebbe dire, anche se poi in realtà la musica, però il trio di chitarra poi è una delle formazioni classiche e devo dire che io sono veramente molto molto felice di ospitare questi tre giovani musicisti. Il gruppo si era formato nel 2016 come quartetto, poi è diventato un trio, mi hanno mandato una bellissima scheda e questo brano, che si chiama Agar Agar, sarà presente nell'album di esordio di questo trio. Tre ragazzi che vengono dalla Val Seriana. La Val Seriana è una valle che ha molto musicale, molto musicale. E niente, ascoltiamo. Abbiamo Enrico Moioli alla chitarra, Gianluca Albrici al basso e Thomas Poletti alla batteria. Il gruppo si chiama MacGuffin. Thank you.
Questi era questo nuovo gruppo giovane, i McGuffin. Allora, adesso mi tocca autopresentarmi. Se vuoi ti presento io. No, mi tocca autopresentarmi, nel senso che è questo progetto che vedrà la luce, c'è già, ma ufficialmente l'11 maggio, è l'ultimo disco che è stato realizzato con l'etichetta 12 Lune, ispirato appunto a Italo Calvino e in particolare ai racconti del castello di Destini Incrociati. Infatti si chiama Music from the Castle of Crossed Destinies. Ho parlato bene in inglese. Yeah. Ottimo. Allora, questo brano si chiama appunto Il Castello, nel quale praticamente compaiono un po' tutti i personaggi del racconto, e tutti i personaggi sono rappresentati anche dai diversi musicisti che vorrei qui presentare, innanzitutto partendo da Paola Milzani, che è fantastica cantante. Io direi che senza di lei credo che i progetti in quali utilizzo la voce in modo strumentale non potrei appunto proporre queste cose. Anche Alessia l'ho massacrata tante volte, anche con questo gruppo che... come si chiamava il nostro gruppo? Non ricordo più. Spicy Salmon, Madonna. Allora, quindi Paola Milzani, Virginia Sutera, violinista
che sentirete anche lei molto giovane e molto talentuosa. Poi abbiamo un altro giovanissimo che è Giulio Visibelli al sax soprano e al flauto. Non ho capito perché c'è questa ironia. Un adolescente al basso che è Marco Esposito, che è una parte di scherzi, sono musicisti con i quali collaboro da una vita e sono veramente felice di suonare con loro. Poi abbiamo Michele Gentilini alla chitarra, la chitarra come la voglio io, cioè una chitarra un po' distorta alla Jimi Hendrix. Poi abbiamo alla batteria Luca Vangiovanni, anche questo è un prodotto del vivaio del centro didattico, un batterista anche lui giovane perché ha 30 anni, 29-30 anni non mi ricordo, però suona con una grande esperienza, una grande perizia, sono felice di suonare con lui. Li ho detti tutti i musicisti? Boh. Credo, spero. Sì, sì, anche sì, di Marco Esposito, certo. E poi a questo si aggiunge nella parte teatrale, che qui non c'è, Oreste Castagna, anche lui è un fratello di questa avventura. Il brano si chiama The Castle.
Bene, questo era la musica dal Castello dei Destini Incrociati, che è un libro di Italo Calvino. E davvero io devo ringraziare tutti questi meravigliosi, adesso ho chiaramente ironizzato, ma sono veramente dei fantastici musicisti, li devo davvero ringraziare per quello che hanno fatto in questo disco, ma in questa avventura che ormai è iniziata veramente tanto tempo fa. Dunque, adesso la parola alla musica di Ermanno Novali, pianista, anche lui è stato un ex allievo sia del Conservatorio di Bergamo, ma anche un mio allievo di pianoforte, che è molto cresciuto dal punto di vista pianistico e soprattutto compositivo. E questo trio è composto da Ermanno al pianoforte, Ermanno Novale al pianoforte, Luca Pissavini al contrabbasso e Matteo Milesi alla batteria. Questo brano si chiama Mr. G, e scopriamo subito le carte dicendo che è un brano dedicato a un altro grande protagonista del jazz contemporaneo, che si chiama appunto Robert Glasper, però c'è sempre questa vena melodica molto, direi, mediterranea, molto, molto italiana. Ascoltiamoci quindi il trio di Ermanno Novali, Mr. G. Yeah. Thank you.
Ecco il trio di Ermanno Novali, tra l'altro questo è un brano tratto dal suo disco di esordio che si chiama Passacaglia, che consiglio vivamente, è un disco che non può mancare perché nella scena, diciamo, jazz italiana è un bel disco importante, insomma, una bella proposta anche dal punto di vista compositiva. Ecco, adesso è la volta di un progetto che Nicolas Lecchi. Nicolas Lecchi, che devo dire è cresciuto da piccolo, devo dire, al CDPM, e poi adesso sta facendo una bellissima, bellissima carriera, e anche adesso docente del CDPM. E niente, questa grandissima passione per John Coltrane, che non è da pochi, da poco e da pochi, perché suonare come Coltrane è ancora adesso una cosa assolutamente impareggiabile. Vi posso assicurare che spesso quando ci vediamo lui è qui che sta suonando praticamente quasi tutto l'omnibook di John Coltrane, bravo. Però anche Nicolas ha questa passione anche per la musica. Come tra l'altro Coltrane aveva così recepito, cioè in quegli anni lui era molto interessato a Coltrane alla musica di Ornette Coleman. Quindi dici qualcosa riguardo a questo gruppo, a questo brano. Allora, innanzitutto l'introduzione che mi ha fatto mi fa molto onore, sono veramente fiero di essere cresciuto nel CDPM, che è una grandissima famiglia. E questo progetto in realtà è nato quasi 5-6 anni fa, cioè questi brani li ho scritti 5-6 anni fa, quando, diciamo, ero nella fase proprio ornettiana, suonavo molto l'alto e ascoltavo tantissimo i dischi. Allora, innanzitutto il primo disco che mi ha colpito proprio al cuore è stato Something Else di Ornette, nella quale nel disco c'è ancora lo strumento armonico, il pianoforte, che poi è stato tolto da Ornette per la sua scelta stilistica. E questi brani sono nati in quel periodo, poi non ho mai avuto una luce, è arrivato il giorno in cui mi sono incontrato con questi grandissimi, innanzitutto amici e poi musicisti pazzeschi, che sono Nicola Carrara al contrabbasso, Samuele Carrara, che sono fratelli, alla batteria, e Marco Pasinetti alla chitarra. E da lì ho capito che potevamo lavorare a questo progetto, anche perché non mi andava di copiare, diciamo, la formazione di Ornette, cioè alto, tromba o cornetta, contrabbasso e batteria, ma volevo fare qualcosa che comunque appartenesse, cioè ci rendesse comunque originali, ecco. E il pezzo che state per sentire si chiama Ornette's Dream, che è un pezzo dedicato totalmente a lui, cioè il disco è dedicato a lui, magari con delle inflessioni un po' più coltraniane in qualche pezzo, qualche altre particolari cose. Questo invece è un pezzo proprio dedicato a lui, che era nato come due pezzi separati, poi uniti insieme, diciamo, sono diventati un tutt'uno, e niente, il disco uscirà a breve. Ecco, il gruppo si chiama Eclipse, Eclipse Quartet, è una bella novità della scena veramente, diciamo, lombarda, e che poi si proietta a livello nazionale immediatamente. E niente, condivido quello che ha detto naturalmente Nicolas. Abbiamo poi il nostro John Scofield, Marco Pasinetti, che è veramente un grande, grande chitarrista, molto sensibile, molto originale. E poi questa ritmica che io non conoscevo e che ho avuto occasione di conoscere proprio in questa occasione. Complimenti a tutti, ascoltiamoci questo Ornette's Dream. Thank you.
Thank you.
Bene, questo era questo quartetto Eclipse di Nicolas Lecchi. Adesso abbiamo una... Piero, vuoi presentare tu questo chitarrista? Sì, lo presento volentieri perché un amico, si chiama Andrea Rubini, è un musicista molto colto, molto raffinato, e che saluto tra l'altro perché è un po' che non lo vedo e mi manca perché poi abbiamo visto molti concerti insieme. Esegue un brano chitarra solo, ascoltate perché è un brano molto bello. Ok. Thank you.
Cosa diciamo, Nicola Scotti? Innanzitutto che ci siamo conosciuti, noi devo dire, almeno io vi ho conosciuto grazie a Claudio. Esatto. Ricordi quel viaggio in macchina fantastico? Fantastico, a Vigevano, senza prove, abbiamo fatto un bellissimo concerto. Abbiamo fatto una sorta di prova in macchina. In auto. E allora questo quintetto che ha già fatto un album, si chiama We Know, è composto da Nicola Slecchi, per l'appunto, da babbo e figlio in questo caso, che sono Luca Bongiovanni e Gianni Bongiovanni, poi ci sono io e c'è Pietro Berti, che è l'autore di questo brano che si chiama Blues un po' alterato, che è un po' alterato come lui, che infatti è pisano, per cui c'è un po' attenzione, Grossetto versus Pisa, sì, c'è un po' cose. E è un brano divertente però un po' spostato, in cui Nicolas fa anche qui cose da fantastiche che a me piacciono, perché poi l'ho riascoltato naturalmente, e speriamo che vi piaccia, che vi diverta e che lo ascoltiate con attenzione. Allora, devo dire anche che abbiamo anche un pubblico internazionale, ecco, perché abbiamo dall'Olanda, perché il Jazz Day è proprio, e poi anche internet, il web consente questa la possibilità di poter così girare per il mondo. Tra l'altro vi ricordo che questo video, che sarà poi registrato e rimarrà sul Facebook del Centro Didattico Produzione Musica, verrà poi condiviso su quello internazionale dell'UNESCO. E devo dire che in questi, dal 2014, Jazz Day esiste dal 2011, ma dal 2014 ho un bellissimo rapporto con William Ramsey, che è uno degli organizzatori del Jazz Day, e ha sempre molto molto apprezzato la vitalità musicale della nostra città, di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Tra l'altro questo International Jazz Day è dedicato a chi ha reso possibile la nascita di tutto questo a Bergamo, che è Paolo Arzano, che vogliamo veramente ricordare, e vorrei veramente, ragazzi, facciamo un applauso. Sì, anche a Carla. E a Carla Pozzi, che è moglie di Paolo Arzano. Paolo Arzano, è, forse voi siete anche troppo giovani, è stato l'inventore del Festival Jazz di Bergamo. Io sono nato così musicalmente, e quindi ascoltiamoci questo blues un po' alterato dei Double Deal.
Questo era un blues un po' alterato di Pietro Berti, che è il nostro Wes Montgomery, bravissimo chitarrista, e l'abbiamo appunto apprezzati in questa composizione originale. Allora, adesso è la volta di Michele Gentilini, che ha un bellissimo quartetto con sempre Luca Bongiovanni alla batteria, Marco Esposito al basso, è un giovane e talentuoso pianista che si chiama Giovanni Colombo. Il brano è di una composizione di Michele Gentilini dal titolo Cooking for My Friends. Thank you.
Dunque, prima di presentare l'ultimo brano che presenterò io, perché sono particolarmente orgoglioso, Piero, che dire, siamo arrivati in fondo a questo International Jazz Day anche nel 2021, in questo formato in live streaming, non potevamo mancare, non potevamo onorare e festeggiare il jazz, ricordare anche alcune persone che non ci sono più, tra cui appunto anche Fabrizio Garofoli e Paolo Arzano, però siamo qui e questa musica rimarrà, credo, mi viene così da dire per sempre, insomma, soprattutto anche la musica di Fabrizio. Cosa diciamo, ragazzi? Cosa possiamo commentare prima di presentare l'ultimo? Diciamo che siamo stati impeccabili, perché come vedete siamo perfetti anche come con gli orari, tecnicamente. Sono le 20:59, abbiamo promesso dalle 19 alle 21. Quindi non suoniamo e devo dire che personalmente un grazie va a tutti e a Claudio, che come al solito è una miniera d'oro, nel senso che si inventa cose dal nulla, si fa venire idee incredibili, e anche questa è andata bene. Un applauso a Claudio. Sì, lo facciamo. Non è piaggeria, ma è meritato. E al CDPM. Esatto. Grazie. Poi? Così, ci lasciamo così senza rancore, no? Diciamoci ancora cosa possiamo dire anche rispetto a questa scena, diciamo, bergamasca, che riprenderà la musica, io voglio sperare, dopo questo lockdown che ci ha stroncati un po' tutti quanti. Ci siamo dedicati tutti a progetti virtuali da casa, registrando, facendo tracce, e ora speriamo anche di rivederci dal vivo, insomma. Io devo dire che sono molto contento, anche che ho visto tanta gente che ha interagito con noi oggi. Sì, vero. È vero. E chiaramente non è come stare su un palco, però
è già una grandissima dimostrazione di affetto nei nostri confronti. L'affetto si sente, vero? E che in un certo senso un po' vi manchiamo, eh. Quindi... ci manchiamo un po' a vicenda, perché sì. È davvero, è stato un periodo molto difficile, chiaramente, non stiamo qua a ripeterlo, però la musica per noi che suoniamo è davvero l'acqua, cioè, quindi non condividerla, non poterla condividere, non poter vivere la musica insieme agli altri, che è la cosa più bella, secondo me, è quello che manca di più a tutti. E io, quindi speriamo. Io vorrei aggiungere che la cosa bella di questa giornata è servita a dimostrare come, cioè, spesso quando parliamo di jazz si parla di determinate realtà in certe piazze, ma sentendo tutti i musicisti di oggi devo dire che sono onorato, come penso tutti, di far parte di questa scena bergamasca, perché veramente c'è tanta qualità, c'è tanta varietà soprattutto, no? Non si fanno... E tanti giovani. E tanti giovani soprattutto, sì. Sì. Nulla veramente... togliere alle vecchie guardie. No, ma Claudio è giovane dentro. Tra un po', però... No, comunque, insomma... ci facciamo sentire, no, in qualche modo. Ecco. Siamo fortunati per essere riusciti comunque a condividere tanta musica in questo Jazz Day un po' originale. Che non grazie. È da poco. Esatto. Non è da poco, non è da dar per scontato, secondo me, anche un'occasione del genere per proporre i propri arrangiamenti, le proprie composizioni e suonare con gli altri. Esatto. Cioè, è bellissimo. Sì. Quindi grazie ancora a Claudio Angeleri e a tutto lo staff del CDPM. Anche un po' i vostri commenti. Nicola Salvi dice: complimenti a tutti e lunga vita al jazz. Esatto. Yeah. Ah, Emilio Signorelli, grande Emilio, ci mancate assolutamente, sì. E noi, voi mancate a noi, perché... E poi c'è Antonio che fa i complimenti al suo bimbo, come è giusto che sia. Bravo Antonio. Grandissimo Alessandro, grande affetto. I grandi affettati, bravo, giustamente. Grandi affettati. Lisa Lazzarini, tutti, vi ringraziamo tantissimo, siete stati tantissimi e soprattutto ci avete tenuto molta compagnia, ci avete fatto sentire il vostro calore anche a distanza. Grazie. E complimenti a tutti quelli che hanno suonato, a tutti i musicisti che hanno preso parte. Sì, bellissime cose. Assolutamente, cioè io di solito dico sempre che quando si parla di scena locale, ecco, questo termine di solito è anche un po' così diminutivo, ecco, no? Invece secondo me il jazz è assolutamente transculturale, come direbbe il mio amico Caporaletti, e quindi, ma anche la stessa parola jazz, forse questo l'ho anche un po' dimostrato, si parla di musica, è chiaro che è un approccio, oggi abbiamo fatto un altro seminario per il ministero in cui si parlava per l'Indire, si parlava proprio di questa appunto transculturalità, però è sempre jazz. Quindi devo anche ricordare una cosa importante, perché molti di noi l'anno scorso si sono incontrati, eravamo in situazione anche un po' diversa, eravamo in pieno lockdown, se vi ricordate, ed è stato un momento, si parlava di un'emergenza sanitaria, certo, lo sappiamo, siamo ancora in parte in questa emergenza, però c'era anche una fortissima emergenza psicologica nelle scuole, ma anche tra di noi. E devo dire che ci trovavamo ogni giovedì, mi ricordo, e abbiamo realizzato tantissimi video. Ecco, quell'esperienza, anche un documentario che vi consiglio di vedere, soprattutto anche nei titoli di coda, dovete andarlo a vedere, che parla proprio di questo mese e mezzo svolto, cioè trascorso insieme. E niente, io credo che, lo dico e penso di interpretare poi il parere di tutti, che questa esperienza ci rimarrà assolutamente nel cuore, perché abbiamo vissuto, soprattutto qua a Bergamo tra l'altro, questa guerra mondiale che è stato l'anno scorso, e la musica ci ha reso veramente, credo, non tutti, però delle persone migliori. Quindi adesso vi facciamo un applauso a voi che avete partecipato per 2 ore in diretta, e adesso vi presento l'ultimo brano musicale con due colonne, diciamo, del jazz italiano, che sono, e tra l'altro, due miei carissimi amici, uno col quale condivido tante esperienze da più di 20 anni, che è Gabriele Comeglio,
E qui lo sentiremo tra l'altro con uno strumento che non tocca mai, perché è il clarinetto basso. Già il clarinetto è uno strumento diverso, totalmente diverso, no Nicolas? Rispetto al sassofono, proprio schiacciando i tasti. Magari dal fuori uno può dire ma ci assomiglia, ma è un mondo totalmente diverso. Totalmente diverso. E insieme a Mario Rusca è un pianista fantastico, è stato uno dei più grandi, lo è ancora, attenzione, tra i più grandi protagonisti del pianismo internazionale, ed ha accompagnato per tantissimi anni Tony Scott. Sapete che è un clarinettista, anch'io ho avuto la fortuna di suonare con Tony Scott credo nel 73. E Tony Scott, grandissimo clarinettista, dovete sapere che proprio in questo brano, che è del 1957, io avevo un anno, non sapevo ancora l'esistenza, aveva portato alla ribalta un pianista che si era appena diplomato col massimo dei voti in musica classica, con concerto per pianoforte e orchestra, e poi immediatamente dopo suonava con Tony Scott e poi vedremo George Russell, eccetera eccetera, e questo era Bill Evans. C'era Bill Evans, poi c'era anche Paul Motion, eccetera eccetera. Questo brano che ascoltiamo è tratto proprio da quel disco, si chiama Appuntamento in New York, e questo incontro che c'è stato, perché il jazz è una musica come di incontri, e del 1957, e si chiama A Lullaby of the Leaves. Grazie e arrivederci al prossimo International Jazz Day. In presenza. In presenza. Ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao ciao.